Una famosa storia zen racconta di un giovane ragazzo che decide di attraversare tutto il Giappone per andare ad imparare dal miglior maestro di arti marziali del posto. Arrivato al dojo, il maestro gli chiede: che cosa posso fare per te? E lui risponde: voglio diventare il migliore combattente di tutta la regione. Quanto ci vorrà più o meno? E il maestro risponde: circa 10 anni. Allora il ragazzo risponde: ok, 10 anni è un tempo piuttosto lungo. Se decidessi di studiare il doppio di tutti i tuoi studenti, quanto tempo ci vorrebbe? In quel caso, circa 20 anni, risponde il maestro. A quel punto il ragazzo, un po' perplesso, probabilmente non sicuro di quale sarà la prossima risposta del maestro, chiede: ok, e se decidessi di studiare giorno e notte, instancabilmente, quanto tempo mi ci vorrebbe? E il maestro risponde: in quel caso circa 30 anni. A quel punto il ragazzo perde la pazienza e chiede: come diavolo è possibile che più dico che lavorerò sodo, più mi dici che ci vorrà più tempo? E la risposta del maestro è molto semplice. Gli dice: quando hai un occhio fisso, immobile sulla meta, hai soltanto un occhio che ti resta per trovare la strada. È una storia che sicuramente si apre a molteplici interpretazioni. Il modo in cui mi piace guardarla è una sorta di promemoria di come molto spesso non sia in realtà tanto importante uno sforzo intenso o estremamente aggressivo, quanto piuttosto la qualità dello sforzo che decidiamo di intraprendere. Fare meglio un passo dopo l'altro piuttosto che cercare di bruciare le tappe per arrivare subito e più in fretta soltanto per creare più ansia e stress nelle nostre vite. È un po' come quando alleniamo il nostro corpo. Un allenamento troppo aggressivo e troppo intenso subito non farà altro che traumatizzarlo, impedendoci poi di arrivare a qualunque obiettivo abbiamo in mente. Ma nel momento in cui facciamo uno sforzo molto più leggero ma costante, che gradualmente sì si intensifica, ma sempre in maniera molto attenta e calibrata, ecco che non solo raggiungiamo la meta con molta più calma e tranquillità, non solo è più sicuro che effettivamente la raggiungiamo, ma l'intero viaggio per raggiungerla diventa molto più piacevole. Oggi ti lascio con una sola domanda, anche perché qui sta cominciando a piovere. Qual è una situazione, un progetto o una qualunque circostanza nella tua vita su cui stai investendo un sacco di sforzo, forse un pochino troppo intenso, in cui potresti invece fare un passo indietro e provare a concentrarti sulla qualità di quello che fai? A volte basta soltanto rallentare. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.